purtroppo la pandemia ha chiuso per due anni questo spazio meraviglioso che era stato inaugurato proprio dedicato all'arte contemporanea. Lo vogliamo ripristinare non solo con l'arte visiva, ma anche con l'arte cinematografica, l'arte teatrale e l'arte musicale, che dialogheranno tra di loro rifacendosi a un modello che è quello della bottega rinascimentale, dove gli artisti che producevano insegnavano anche gli allievi la stessa arte, la sensibilità, ma anche a produrre. Quindi ci sarà un'attenzione particolarissima alla formazione, oltre che all'esposizione e alla produzione di opere d'arte. E diventerà un luogo molto interconnesso con tutto quello che sta attorno, appunto dalla Galleria Ricci Oddi al Conservatorio. Sì, infatti, essendo all'interno di un sistema di asset culturali importanti come la Ricci Oddi, come il Conservatorio, i due teatri, dialogherà continuamente. Non è un caso, infatti, che da aprile a luglio ospiteremo buona parte della mostra dei Klimt, che non è arte contemporanea, è arte moderna, ma appunto in questo dialogo continuo anche con il territorio ha un senso e sicuramente sarà un momento prestigioso di esposizione che vedranno tutti i miei. Si riuscirà, a proposito di galleria, a rilanciare questo magnifico scrigno? Ma io credo di sì, perché la Ricci Oddi ha delle enormi potenzialità e anche forse grazie alla vicinanza di XNL io credo che potrà tornare al centro dell'attenzione degli appassionati.